Oggi celebriamo la festa di Edith Stein, patrona d'Europa. In lei sono le nostre stesse radici. È nata ebrea, si è convertita al cristianesimo ed è morta martire nel campo di concentramento, offrendo la propria vita per il proprio popolo. Edith Stein, la vera e autentica vergine saggia, sapiente, prudente. La vergine che, scoprendo Cristo, ha scoperto il compimento di ogni sapienza, di ogni studio, di ogni ricerca, compresa la rigorosa ricerca scientifica. Edith Stein, pensatrice di spessore, conferenziera in giro per l'Europa, ha esaltato l'immagine della donna secondo l'antropologia cristiana. Pur non essendo sposata e pur non essendo madre, ha vissuto una vita profondamente feconda, in virtù delle nozze mistiche con il Signore Gesù Cristo, che aveva imparato ad aspettare e a cercare come figlia del popolo di Israele, educata rigorosamente nella fede dei padri dalla madre, con la quale però ha saputo tagliare, non senza dolore, nel momento in cui lo sposo più bello ha visitato la sua anima e l'ha sedotta con il suo amore infinito. La sua vocazione è figlia della spiritualità carmelitana di Santa Teresa d'Avila. Entra in convento come carmelitana scalza, in un convento di clausura, perché Gesù è così. Gesù ci vuole tutti per sé. Non tutti devono entrare in un convento di clausura, certamente, ma tutti hanno una cella nel cuore dove essere in intimità con Cristo, perché l'essere ci viene da Lui, e se la vita ci viene da Lui siamo liberi, liberi di dire no al mondo, liberi di offrire la nostra vita sino al martirio, nella fecondità dell'amore, come Edith Stein, unita a Cristo, come un sacrificio di soave odore. E questo è il senso più profondo della nostra vita, il senso più profondo dello studio, di essere donna, sposa, madre, di essere uomo, sposo e padre, ma anche nubile, celibe, vergine, consacrato. Senza essere sposati si può essere fecondi sino all'offerta totale della propria vita per amore delle persone che sono accanto a noi. Allora coraggio, perché c'è speranza per tutti noi. Ogni vita è preziosa, ogni storia conduce misteriosamente, come la storia di Edith Stein, all'incontro con Cristo. Come, dove e quando non lo sappiamo, ma sappiamo che anche la vita di tuo figlio, anche la vita di quella persona che sembra lontanissima da Dio, anzi nemica di Dio, è un cammino che misteriosamente sta conducendo a Lui. Sì, aspetta anche te, aspetta anche noi un lager, un altare dove saremo offerti insieme a Cristo, e quello sarà il momento più bello, più pieno, più realizzato di tutta la nostra vita.